Siamo qui con Gino Marchitelli e il suo nuovo libro uscito l'8 di giugno di quest'anno, Morte nel Trullo. Allora, Gino, questo è un libro che parla di cose importanti, tocca un argomento importantissimo come quello della pedofilia, però nello stesso tempo è anche un giallo avvincente. Vuoi raccontarci tu qualcosa? Sì, beh, intanto possiamo così ragionare e raccontare come è venuta fuori l'idea, no? Perché io premetto che sono un elettricista, faccio impianti elettrici, mi occupo anche di politica e non sono una persona che si è cimentata prima d'ora nello scrivere un romanzo. Sicuramente ho scritto di politica per altri motivi, ma su una questione così, diciamo, di carattere letterario, mi capita per la prima volta. Hanno letto legge questa bozza, ai tempi non era ancora un libro, e non ci racconta che non dorme una notte pensando a come richiamare Gino perché aveva paura che fosse una storia autobiografica o che lui volesse mandargli un messaggio Certo, certo, per un suo disagio, invece poi si rende conto che in realtà è. certo. Sì, su questo ci siamo fatti una risata. Avevo in mente un po' un'idea del fatto che la molestia nei confronti dei minori, quindi noi chiamiamo pedofilia, però nasce come modestia, come molestia negli anni 60 e 70 in Italia, è un fenomeno che forse ogni tanto esce fuori come scandalo, in televisione, sui giornali, eccetera, ma forse non c'è l'esatta conoscenza e la dimensione di questo fenomeno, no? Allora, avevo un po' in mente due questioni, due episodi. Uno era quello di immaginarmi una persona che nella sua vita è perfettamente a posto, è sistemato, quindi ha il suo lavoro, la famiglia, è anche affermato, non fa politica, cioè una persona assolutamente come tanti di noi, comune, normale, e che a un certo punto qualcosa gli si muove nella testa e gli fa ricordare che gli era successo qualcosa. Questa era una cosa. L'altra cosa, mi ricordavo di un episodio vero accaduto a Lambrate quando io ero piccolo, e io ho vissuto a Lambrate fino al 1978, Ok, poi sono sono venuto a andato, San sì, no, prima Giuliano. sono stato nel Giambellino, poi sono venuto a San Giuliano. E mi ricordavo di questo episodio perché all'epoca le molestie e i dispetti ai bambini erano numerosi, quindi non è un dato di pedofilia, almeno io non mi ricordo di dati di pedofilia, ma il fatto che ti facevano i dispetti, che gli adulti magari cercavano un po' di circuirti, che magari prendevi un po' di sberle o di molestie proprio da parte dei più grandi, questa cosa me la ricordavo e l'incontro casuale con due miei amici d'infanzia mi ha fatto emergere, perché loro mi hanno ricordato questo episodio, che era successo un qualcosa quando si era piccolini. Poi io ho trasformato questo qualcosa e l'ho inserito nel ricordo di una persona che improvvisamente stava così bene, tutto filava liscio, gli torna in mente questa cosa è un elemento scatenante per distruggergli l'esistenza. A lui e ad altre persone, perché Esatto. poi diventa comunque il centro del giallo che si svilupperà. Tra l'altro poi parli di cose anche abbastanza importanti. Ho letto un po' di la prima storia che arriva anche di una bambina che vive a casa con questo pedofilo, e quello che mi ha colpito è che tu vedi anche l'ambito dell'essere stata salvata comunque da quest'uomo, quindi lei vive a casa, subisce delle violenze, però si rende conto anche che l'ha salvato, quindi la condizione di miseria delle persone che a un certo punto subiscono degli abusi, però li vedono un po' come il loro salvatore, ed Sì, è quello che forse condiziona anche i bambini. io penso che tutta la società italiana sia condizionata sulla questione della pedofilia a non entrare troppo nel merito, no? Perché la pedofilia è una cosa, e non parlo d'esperto perché non ho esperienza, ho lavorato molto sulla sensibilità, no? Cioè la pedofilia è una piaga oscura della nostra società, una piaga nascosta, una piaga che spesso si nasconde dietro un perbenismo, no? Molto forte da parte delle persone e dietro la vergogna da parte delle vittime di poterne parlare, e quasi una vergogna di sentirsi più violentati dal mass media e dal mettere in campo quello che gli è successo rispetto a quello che ha subito, no? Allora, siccome di queste situazioni di ragazzine, soprattutto magari che sono entrate in Italia clandestinamente e sono state messe a prostituirsi, sembrano ventenni ma ne hanno 15, ci sono situazioni effettivamente che si leggono, mi è venuta questa idea di
fare questo tipo di discorso, di mettere nero su bianco questa intuizione che dici tu, cioè quello di dire sì, lei subisce violenza, ma ne subiva una talmente più grande e più grave che questa violenza, che però gli dà anche del benessere, tutto sommato la vive quasi come un salvataggio. Cioè la violenza sessuale che questa ragazzina subisce, straniera, essendo portata via dalla prostituzione e presa da questo benestante, quasi viene vissuta come un benefattore. Ma ho voluto dire questo, ho voluto scrivere questo, perché penso che in molti casi ci possa essere questo, cioè la incapacità di denunciare la violenza o addirittura di trasformarsela psicologicamente per quasi giustificare la, come si dice, l'aguzzino, ma giustificarsi anche come vittime. Ringrazio Gino Marchitelli, ricordo Morte nel Trullo, in vendita anche a San Giuliano di Book Sprint Edizioni. 18 euro nelle varie edicole alla Libropoli a San Giuliano Milanese.